Questo è Alghero Channel. Audaci a cuore aperto. Due stagioni, 24 puntate. Alghero TG Express. Edizioni giornaliere sempre dal vivo. Eventi in diretta e approfondimenti. Prima linea, il nuovo format. Unico ed in esclusiva. Alghero e i suoi figli d'arte. Interamente dedicato agli artisti algheresi. Presenti in tutti i social network e con la nostra app. In soli 6 mesi ci hanno visto oltre 5 milioni di persone. Vuoi ottenere anche tu questi risultati? La cosa fatta è utile e incontestabile. Abbiamo la validazione del notaio. No, io ci sono felice, lo diceva un giornalista, la felicità di cui parlava Cristian è un concetto da reintrodurre nei documenti ufficiali, ma da rivendicare con orgoglio, perché di solito c'è il politico arrabbiato, il politico nervoso, il politico depresso, il politico poltronaro. Io sono, arrivo in un momento della vita in cui sono felice come uomo perché ho 2 figli stupendi e una compagna altrettanto stupenda, perché faccio un lavoro che corrisponde alla mia passione fin quando avevo i pantaloni corti, ma sono felice perché in questo mio percorso non siglo accordi politici. Quello di oggi con Cristian, con gli autonomisti, col Partito Sardo d'Azione, non è un accordo politico, è un patto di fratellanza che va al di là del voto. Non mi interessa il voto, non mi basta il voto, sono più ambizioso, mi interessano i cuori e le teste delle persone, perché il voto va e viene, il cuore della persona te lo porti dietro per tutta la vita. Quindi con oggi per me comincia un percorso in molte segreterie di partito. Anch'io sto dormendo poco in questi giorni evidentemente, però la vita finisce il 4 marzo, perché per molti il motivo di esistenza e vita è il posto, e poi chi vivrà vedrà. Per me la vita comincia il 5 marzo, perché il percorso che iniziamo oggi, dal mio punto di vista, deve durare 20 anni, 30 anni, non lo spazio di una legislatura. A breve ci saranno le elezioni regionali e vi dico una cosa di cui sono convinto: in Regione Sardegna torneranno a comandare i sardi che non svendono la Sardegna agli altri. Quindi, si preparino i compagni che mal governano la regione. Il 4 marzo tocca a Renzi e l'anno prossimo tocca a qualcun altro. E quindi con un principio che voi vedete nei manifesti che sono il nostro programma politico, che guida tutta la nostra azione politica: prima gli italiani e prima i territori. Quindi prima i sardi, prima i veneti, prima i siciliani. Bravo! Prima i territori. E se ci sono alcune regolette stabilite a Bruxelles, a Berlino, in Lussemburgo, di notte, nelle stanze segrete, che ci portano alla fame e alla povertà, quei numerini e quelle regolette per me non esistono. Sono carta straccia. Quindi una riflessione: il 4 marzo non saranno elezioni politiche. Questo vale a Cagliari, come vale a Milano, come vale a Roma, come vale a Lamezia Terme. Il 4 marzo sarà un referendum, sarà una scelta di vita. E per spiegare quello che c'è in ballo il 4 marzo, il futuro dei nostri figli, rubo 2 frasi all'assessore regionale alla sanità. Per capire che non è il voto, sì, scelgo Salvini, scelgo Di Maio, scelgo Berlusconi, scelgo la Boldrini, se scegli la Boldrini hai dei problemi, ma fa niente. Perché ormai a sinistra non hanno più pudore e lo dicono, e lo scrivono, qual è il loro progetto di Sardegna e di Italia. I migranti sono l'unica soluzione per aumentare la popolazione in Sardegna. Frase numero 2. Noi sardi, quindi siccome gli pagate lo stipendio parla anche a nome vostro, noi sardi dall'immigrazione abbiamo solo da guadagnare. Ragazzi, scusate,
è di una gravità inaudita, perché questo è un tentativo di sostituzione di un popolo con un altro popolo disposto a farsi sfruttare per 2 euro all'ora, portando via il posto di lavoro ai nostri figli. Questo è, me lo dicono. E un assessore regionale che si dovrebbe occupare di sanità, e qua qualche problema di liste d'attesa, di pronti soccorso, di punti nascite, penso che ci sia. L'assessore regionale alla sanità, invece di esportare sardi che spendono 600 euro per andare a farsi curare magari in Lombardia, dice bellamente, ma sono un business. E poi se i sardi sono gli italiani che fanno meno figli, perché in Sardegna c'è il tasso di nascite più basso di tutta Italia, lui dice non è un problema economico, è un problema culturale ed egoismo, perché le donne vogliono fare carriera. Ma dove vive sta gente? Ma su quale pianeta vive sta gente? Quindi ragazzi, il 4 marzo non si vota centrodestra, centrosinistra, i 5 stelle, si vota, siamo a un bivio tra qualcuno che ritiene che il futuro della Sardegna e dell'Italia sia il mercato di carne umana, perché questo è il mercato di carne umana, che poi vediamo in giro a Cagliari, ha detto una cosa parzialmente giusta: noi sardi dall'immigrazione abbiamo solo da guadagnare. In 10 albergatori falliti e finte cooperative stanno guadagnando miliardi di euro con l'immigrazione clandestina, alla faccia degli imprenditori normali. Quindi è una vergogna. E quindi c'è bisogno, io ho chiesto appuntamento al portavoce dei vescovi italiani, perché quando si parla di convivenza pacifica, io sono il primo, io voglio che per Cagliari e per Milano i nostri figli girino tranquilli. Però tu una convivenza pacifica ce l'hai se metti delle regole, metti dei controlli, metti dei limiti. Il mio obiettivo quando andiamo al governo è di usare gli aerei o le navi che adesso stanno usando per portarli dall'Africa in Italia, per fargli fare il giro inverso dall'Italia all'Africa. In tutto questo c'è in Sardegna, avete un triste primato, il tasso di disoccupazione giovanile fra i più alti d'Europa. Ci sono alcune province sarde dove arriva al 70%. Non puoi essere sfortunato per il fatto di nascere in una delle isole più belle del mondo. Dovrebbe essere un vantaggio. Ma quanti sardi io trovo in giro per il mondo a portare lavoro? Per questo che poi mi imbufalisco quando paragonano l'immigrazione sarda all'immigrazione di adesso. Io non penso che a nessuno abbiano mai pagato colazione, pranzo e cena in albergo per un anno per non fare un accidente dei nostri nonni. Però al di là di questo, che è un problema che risolveremo velocemente, perché non occorre uno scienziato, basta mettere delle regole, a me di oggi riempie d'orgoglio la vicinanza culturale. Cristian, perché gli altri si arrabbiano? Perché io a tanti accordi ho detto no. Accordi a scadenza, come gli yogurt, che si esauriscono il 4 marzo, tu dai un posto a me e io do la bandierina a te. Non mi servono. È la scelta di vita e di politica che ho fatto. Questo non è un accordo politico, perché gli altri sono arrabbiati? Perché hanno capito che è un accordo culturale, umano. La Lega è nata nel nome dell'autonomia e del federalismo. Ci abbiamo provato più e più volte. Più e più volte ci hanno frenato, ci hanno ostacolato, ci hanno preso in giro da sinistra e non solo da sinistra. Io penso che l'anno del Signore 2018 sarà finalmente l'anno in cui l'Italia farà un passo avanti e si trasformerà in una repubblica moderna, federale, che rispetta le comunità locali e valorizza le comunità locali, senza passare dai palazzi di Roma o di Bruxelles. Ho fatto un percorso come Lega, io sono stato eletto 4 anni fa e c'era una storia diversa. Io mi sono fatto carico di una scommessa sul futuro. E non solo i numeri dicono che la stiamo vincendo questa scommessa, ma l'accoglienza al mercato San Benedetto prima, perché non siamo riusciti a fare l'altro mercato,
perché non riuscivamo a fare 5 metri senza che ci fermassero per un consiglio, per una foto, per una domanda, per una richiesta. E quelli che vanno a parlare di trattati europei, di direttive europee, dovrebbero passare dal mercato di San Benedetto, perché quando le regolette europee sul fermo pesca, sulle quote tonno, sulla larghezza delle maglie delle reti, sulle vongole, sulle cozze, su come allevare i maiali, su come produrre i formaggi, su come fare vino, distruggono il nostro sistema, vuol dire che sono regole che noi dobbiamo cancellare per riportare al centro il nostro mare, il nostro territorio. Questo. E penso che sia una battaglia comune. Ma questo è un discorso che io faccio a Cagliari, ma che faccio a Treviso, che faccio a Terracina, in provincia di Latina, quando sono andato all'asta del pesce. Il buon Dio ci ha dato un mare e una terra che producono ogni ben di Dio. Perché dobbiamo mettere sulle tavole dei nostri figli il grano duro che arriva dal Canada, il riso che arriva dalla Cambogia, il pesce congelato che arriva dalla Turchia o dalla Croazia, le arance dal Marocco o dalla Tunisia? Il mio obiettivo è di andare al governo per aiutare la gente a comprare italiano, mangiare italiano e lavorare italiano. Questo perché è più buono e fa meglio. In bocca al lupo, mancano 40 giorni, quindi io farò un pezzettino di strada, dormendo ancor meno di quanto dormo di solito, portando la voce dei territori. L'altra sera poi mi piace anche fare cose che magari politici ingiaccati e incravattati non fanno, ma come, sei presidente del consiglio, candidato. E l'altra sera ero da Vespa, gli ho portato una cassetta di pesce fresco, l'ho messa lì, tra l'altro me ne è colata a metà sul pantalone, però va bene, vado lì e Vespa mi fa: ma nessuno è mai venuto con una cassetta di pesce a porta a porta? E sono il primo, perché significa tradizione, significa salute, significa identità di un popolo e significa lavoro. L'emergenza della Sardegna e dell'Italia è il lavoro. Io voglio tornare in questa terra non riempiendola di immigrati che riempiono gli alberghi degli imprenditori falliti, ma riportando i ragazzi sardi che adesso sono in giro per il mondo a lavorare qua e a fare figli qua e a mettere su famiglia qua. Questa è l'immigrazione che promuoveremo, quella dei 5 milioni di italiani che sono dovuti scappare per andare in altre terre a portare il loro lavoro e la loro ricchezza, e penso che vorrebbero tornare qua se ci fosse un paese fiscalmente decente che abbassa le tasse. Io leggevo oggi che ci sono i potenti del mondo riuniti in Svizzera, noi poveretti siamo qua riuniti a Cagliari, no? A parlare di democrazia, di pesce, di lavoro, di scuole, di pronti soccorso. Ci sono i potenti del mondo riuniti in Svizzera, leggevo: bisogna aumentare le tasse, bisogna aumentare, certo, al mercato San Benedetto tutti mi dicono: mi raccomando Salvini, aumentate le tasse, perché noi lavoriamo troppo, la gente ha troppi soldi in tasca per comprare il pesce. Se non ci fossimo stati noi con i giornalisti e i fotografi, oggi era deserto. Scriverò al sindaco, mi permetterò umilmente, non da cagliaritano ma da turista, di scrivere al sindaco, al di là di quello che diceva Cristian, dov'è? Ecco, a me piacciono quelli che nel nome dei principi mollano le poltrone. Dov'è? Perché in Italia è una rarità scegliere il principio al posto della poltrona. Non ci conosciamo la poltrona. Di solito in Italia si fa il contrario, si svendono i principi nel nome delle poltrone, e quindi onore al merito. Mi permetterò di chiedere al sindaco di lavorare al di là delle epurazioni. Voi avete un mercato, io giro l'Europa per lavoro, voi avete uno dei mercati più belli che io abbia mai visto, che in qualunque altro paese, penso a Barcellona, sarebbe una fonte di ricchezza, di lavoro, di turismo e di orgoglio. Quindi io chiederò al sindaco, quando ha finito di epurare e di azzerare, ritornando alla Fornero, le persone a lui sgradite, se si occupasse anche un po' della sua città e della sicurezza nella sua città, farebbe una cosa buona. Però niente, questo lo diciamo
a cose fatte, ognuno ha le sue priorità. Io vi ringrazio, pensare a una mattinata come questa, a discorsi come questi, 3 o 4 anni fa sarebbe stata fantascienza. Io mi approccio con umiltà alla vostra bandiera, alla vostra lingua, alla vostra cultura. Io qualche parola la mastico grazie alla musica e grazie a un uomo che non è altro in Sardegna, ma penso sia morto la Sardegna nel cuore, che è stata ed è la mia grandissima passione, che è Fabrizio De André, che penso abbia portato... Anche perché la nostra storia di autonomia, di federalismo, di difesa delle identità locali ha 30 anni, la vostra storia ha parecchi anni di più. Noi di Monti quindi... ne vogliamo solo 4 e sono quelli della bandiera. Non parliamo di Mori perché qualcuno a sinistra potrebbe arrestarci tutti quanti perché siamo discriminanti, quindi scherzi a parte, quindi sono io che vi ringrazio per l'accoglienza e spero di essere accolto in quella che ritengo una famiglia, prima che politica, umana. Oggi parte un percorso di scambio umano, di amicizia, che poi porterà sicuramente alle elezioni, finalmente, dopo tanti anni, di parlamentari sardi che andranno a Roma esclusivamente a difendere l'interesse del popolo sardo. Non andranno a Roma in servizio del partito, della multinazionale, della banca. Andranno a fare cose che sono fuori moda, a mantenere gli impegni presi in campagna elettorale. Io vi chiedo di darmi una mano nei prossimi 40 giorni a parlare con la gente che pensa di starsene a casa, casalinghe, insegnanti, pastori, vigili del fuoco, che dicono: avete ragione, ma non mi fido, sto a casa, il mio voto tanto non serve. Ragazzi, io ho bisogno che voi siate una comunità che in questi 40 giorni passa le 24 ore della sua giornata sul lavoro, a casa, in università, in negozio, facendo l'unica cosa che non vi possono impedire di fare: parlare, ragionare con i vostri amici, con i vostri parenti. Chi non vota dà più peso ai sardi che votano per interesse personale, per convenienza personale. La gente per bene ha non il diritto, ma il dovere di votare, altrimenti chi sta a casa il 5 marzo poi non si stupisca del fatto che se vince qualcun altro, i migranti sono l'unica soluzione per aumentare la popolazione in Sardegna. L'hanno detto, l'hanno scritto. Esercitiamo un sacrosanto diritto che è una delle nostre proposte di legge, che è quello alla legittima difesa. Esercitiamo il diritto, e attenzione, il diritto, e vado a chiudere, alla legittima difesa non l'ha inventato Salvini, brutto, sovranista, autonomista, federalista, razzista. I primi a parlare di diritto alla legittima difesa furono due populisti leghisti come Sant'Agostino e San Tommaso, due pericolosi sovversivi, Sant'Agostino e San Tommaso, che dicevano che difendere la propria vita, i propri cari, non è un diritto, è un dovere. E questo dovrà rientrare anche nel codice penale italiano. Se entri in casa mia, se entri nella mia proprietà, nel mio campo, nel mio negozio, non ho il diritto, ho il dovere di difendermi con ogni mezzo possibile. Quindi grazie, non faccio promesse, prometto di non fare promesse. Non regalerò in questi 40 giorni pensioni, assegni, parrucchini, barche, pappagallini, non ho. Ho degli impegni, pochi, impegni presi da uomo prima che da politico da mantenere, e il primo l'abbiamo fatto mettere nel programma comune del centrodestra: azzeramento della legge Fornero, che è una legge ingiusta che sta rovinando milioni di italiani, e su questo... E quindi in bocca al lupo, facciamo parte di una coalizione, è vero, ma anche e soprattutto in Sardegna, all'interno della coalizione con cui governeremo questo paese, ognuno ha la sua identità, la Lega è la Lega, gli altri sono gli altri.
Chi sceglie la Lega sa cosa sceglie e sa che il Presidente del Consiglio sceglie. Chi sceglie altri sceglie il dubbio, sceglie la sorpresa, sceglie... Ecco, quindi l'accordo con Christian, con le donne e con gli uomini di Christian mi riempie d'orgoglio, e quello che vedete scritto sui manifesti fra due mesi, se voi mi date una mano, sarà realtà. La felicità di cui parla l'autonomia santa e parla la Costituzione americana, peraltro, è qualcosa, il tempo, perché se lavori, quando torni a casa dai tuoi figli sorridi, ci stanno rubando il bene più prezioso che è il tempo di sorridere, il tempo di parlare, il tempo di essere nonni, il tempo di essere figli, il tempo di essere nipoti. Riprendiamoci il tempo. E poi passo passo, nei prossimi 5 anni di governo, la disoccupazione in Sardegna diminuirà, la presenza di clandestini in Sardegna diminuirà e finalmente l'autonomia in Sardegna e in tutta Italia sarà autonomia con la A maiuscola davanti, non sarà l'autonomia delle prese in giro, l'autonomia con la A maiuscola davanti. Grazie, sono... Che sono maleducata, che sono ignorante, che non capisco niente delle cose che ha detto lei adesso. Ecco. Le cose belle che ha detto lei. Sono i sinistrati. Va bene, ma vi posso dire, e ringrazio i tanti amici giornalisti presenti, vi faccio un esempio, ovviamente una piccola cosa, siamo stati al mercato, Cristian, c'eri anche tu, c'era Eugenio, San Benedetto, sembravo al mercato sotto casa mia che frequento da 30 anni. Tanta è stata l'affetto, l'accoglienza, la gioia. Ho mangiato, al di là delle regole europee, cozze crude, gamberi crudi, ostriche, pesce, carne, di tutto. Temevo l'arresto, però ce la siamo passata bene. Quindi un clima di festa assoluta. E qualche collega giornalista, lo dico da giornalista, è riuscito a scrivere nel titolo: Salvini fra applausi e contestazioni. Cazzo, contestazioni non me ne ero accorto, ma vado a leggere, effettivamente all'ingresso c'era una signora, cioè si è stati lì un'ora e mezza, c'era una signora, si ricorda, c'era una signora che passando è uscita sobriamente e passeggiando ha detto: razzista di merda. Ho detto: complimenti principessa, discutiamo. È una critica politica interessante, però una su 200 e diventa contestata, ma va bene, lasciamo che i giornali, i telegiornali scrivano e dicano quello che vogliono, noi viviamo la vita vera. Io il sondaggio lo faccio quando sono a Roma, Cristian, la mattina, giusto per non annoiarmi, se ho un'oretta e mezza libera, vado senza preannunciarlo a giornalisti, a nessuno, a un mercato. Sono stato al Tuscolano settimana scorsa, senza giornalisti, senza polizia, senza niente, vedendo cosa mi chiedono le persone, e c'è un affetto, c'è una fiducia. Questo ho detto ieri sera in televisione, chiudo, la fiducia, perché la gente voterà sui programmi, sulle tasse, sulle pensioni, sulla scuola. Però secondo me in un momento come questo, è per questo che ho bisogno di voi, delle vostre facce, della vostra testa nei prossimi 40 giorni. La gente arriverà la sera prima del voto, sabato 3 marzo, lì a dire: ho 30 partiti fra cui scegliere. Che tutti e 30 mi dicono che darò lavoro, darò pensioni, darò strade, darò scuole, darò. Invitate a scegliere in base alla fiducia. No, non solo le parole. Voi a quanto una persona è credibile per la sua storia. Io vi dico solo una cosa, faccio politica per passione, per lavoro, da tanti anni, ho l'orgoglio di dire che non ho mai avuto mezzo avviso di garanzia per un euro sottratto ai cittadini, mai. Quindi, adesso ho detto questo, domani partiranno 7 inchieste di 7 tribunali diversi, ma chi se ne frega. Ragazzi, in bocca al lupo, perché se le elezioni vanno bene il 4 marzo, la Fornero è scritta là, guarda, è appesa là, no, è appeso il manifesto, non siamo pronti, è là. È scritto là, e quindi vi chiedo solo di darci un'esistenza, a me, a Cristian, nella squadra, più complicata, perché se vinciamo, non vinciamo noi, se vinciamo
di calcio non parlo. Forza Milan! Di calcio non Cagliari! Di calcio non parlo. Ci date una mano a vincere? Ci date una mano a vincere? La mandiamo la Sardegna a Roma? Grazie, viva la Lega! Grazie mille!